Auguri di buone feste a tutti voi. Iniziamo ad andare a conoscere le previsioni del 2012 segno per segno. Vediamo effettivamente che cosa ci aspetterà, se sarà un anno buono oppure un anno cattivo. Insomma, buona fortuna e state all'ascolto. Gemelli, allora l'anno parte ovviamente un po' in sordina, c'è sempre questo Marte in posizione disarmonica, quindi significa che sarete pressati e quantomeno avrete proprio dei disagi da sistemare entro la fine di luglio, anzi entro la fine di giugno 2012. Giove rimane sempre nel segno del Toro fino a questo mese e vi procurerà una sorta di tensione, quindi tenderete a non voler uscire o quantomeno ad uscire meno del solito. A partire proprio dal 12 di giugno Giove entrerà nel vostro spazio zodiacale, quindi avrete modo di trovare un'energia differente ma anche di affermare voi stessi in maniera singolare. Questo che cosa significa? Che ritroverete una nuova energia, che sarete predisposti nel colloquiare, nel dialogare con gli altri in maniera completamente differente. Un Giove in prima casa è anche determinante per coloro che decideranno di andare a vivere da soli, oppure per coloro che hanno deciso di mettere su famiglia, di sposarsi, di andare a convivere o ancora di avere dei figli. Però l'altra notizia positiva è proprio Saturno, che fino al 5 di ottobre sosterrà nel vostro quinto campo. Che cosa significa questo Saturno? Che l'occhio critico ancora una volta cade sui rapporti affettivi e qui inizierete a capire la validità del vostro rapporto. Chi invece è ancora single ha proprio un'opportunità da cogliere entro la fine dell'anno di mettersi insieme a una persona un po' più anziana di lei. Saturno ovviamente, che poi andrà nel sesto campo a partire dal 6 di ottobre, vi promuoverà delle iniziative completamente differenti a livello lavorativo. C'è chi avrà intenzione di cambiare il proprio posto e chi invece assumerà una particolare posizione all'interno della propria azienda. Direi che ancora Urano favorisce i nati nel primo decano in quanto a creatività e incentivi. Io vi auguro uno splendido 2012.